Ciao, oggi nuovo video con nuova videocamera. Perdonatemi se non la so tanto usare, però cioè, mi è arrivata, l'ho caricata, hai preso dell'entusiasmo, ho detto facciamo subito un video per vedere come va. Quindi prendete quello che viene, speriamo nelle messe a fuoco e tutto quanto, visto che adesso ho lo strumento giusto, vediamo di utilizzarlo al meglio. Allora, oggi vi volevo far vedere la mia collezione di smalti Minai. Allora, questi smalti sono made in Italy e sono privi dei principali ingredienti dannosi che sono formaldeide, etulene, DBP e canfora. Io qui da me non ho uno Sturminai e li ho acquistati un giorno che sono andata a Parma, ho trovato lo store, quindi ne ho presi tipo, c'era la promozione. Che se ne acquistavi 3 il quarto era in omaggio, secondo me questa promozione la fanno sempre, se non sbaglio. Comunque ne ho presi una decina, giusto perché non me li sono fatti sfuggire. Allora, partiamo subito con. Io me li sono messi tutti per farveli vedere, li ho messi sulle dita. E ho fatto solo una passata perché comunque ho fatto una roba veloce prima di fare il video perché non ho le rotelline, quelle dove si possono far vedere gli smalti. Comunque ve li faccio vedere sulle unghie e parto col farvi vedere questo che è la base che sto utilizzando, la Calcium. Mette a fuoco, sì. E questa praticamente rientra negli smalti curativi. È una base che contiene proteine del latte e calcio. Quindi io questa la uso sempre come base prima di stendere il colore e la uso anche da sola perché comunque l'effetto che fa è questo. Quindi sembra proprio tipo come avere il gel alle unghie, anche se in realtà no, non ho il gel. Ed è molto, eccolo, è arrivato. Quindi questa è la base. Questa ha un costo di 5,40 euro. Poi passiamo ai colori. Invece, il primo che vi faccio vedere è questo, che è un colore pastello, un verde, che si chiama Monet, che è esattamente questo. Questo è molto molto carino, sono colori veramente facili da stendere, a lunga tenuta e sono comunque extra lucidi, proprio danno un finish lucido e per me sono i migliori in assoluto, cioè io ho diverse marche di smalto, Minai, Essence, Kiko e poi adesso non mi ricordo, comunque sì, cioè non smalti costosi. Però questi qua sono davvero i migliori in assoluto che ho provato. Hanno una tenuta che va come minimo, adesso dipende da cosa ci fate, se comunque fate i lavori in casa così. Comunque almeno 3 giorni durano di sicuro. Io ci faccio anche tranquillamente una settimana e molte volte faccio anche una sola passata perché non ho tempo di stare a aspettare che si asciughi e fare la seconda passata, ma durano veramente molto. Poi l'altro che vi volevo far vedere invece è questo che è un lilla, si chiama Warhol. Lo faccio magari vedere per il verso giusto, così. Ed è questo lilla, questo qua. Che vedete comunque la lucidità dello smalto. Io non ho messo top coat, non ho messo niente. Questo è lilla. Poi l'altro rosino che ho preso è il Precious, che è questo qua. Questo è molto molto delicato, una roba proprio un rosa sobrio. E poi invece l'altro rosa, non sobrio, ma è il mio preferito, è questo fucsia che si chiama Snappy, Snappy, non so come si pronuncia, che è lui. Questo qua è il mio preferito in assoluto. E da come vedete anche dietro di me la parete, il fucsia è il colore proprio, è il mio colore.
Poi l'altro invece, che anche questo è veramente bello, si chiama Alive ed è questo marroncino. Questo secondo me è davvero elegante. Poi, dunque, questa mano l'abbiamo fatta. Passiamo a questo grigio tortora che si chiama Van Gogh. Ok. Che è lui. Questo comunque è davvero un colore, anche questo è molto fine come colore. Che l'avevo preso da abbinare, questo magari per fare l'accent, così comunque sono carini davvero. Poi un altro invece che ho preso è questo I Love Los Angeles. Che è praticamente un top coat tutto sberluccicoso che io ho messo in un dito, però non ho messo sotto uno smalto, quindi non so se rende davvero l'idea. Comunque questo ho messo sopra, non si vede tanto. Comunque questo ho messo sopra agli smalti, veramente bello. Adesso magari provo a metterlo al volo su uno per farvi vedere com'è. Quello l'ho messo sul verde. Ha questa resa comunque di brillantino che è bellissimo. E questo adesso non mi ricordo quanto l'ho pagato, ecco, questo qua non lo ricordo. Comunque sì, le cifre sono tutte intorno ai 5 ai 7 euro questi smalti, quindi hanno un costo tranquillamente accettabile, ecco. Passo agli sugar, che ne ho acquistati due. Di sugar ho preso il Gold Caramel. Ah, e non vi ho detto il prezzo di quelli che vi ho fatto vedere fino adesso. Allora, la base, quella al calcio, ve l'ho detto che erano 5,40 euro. Gli altri smalti, quelli pastello, quelli semplici della Glam, della serie Glam, costano 4,90 euro. Gli sugar invece, ve lo dico a modo che ho qua sotto i prezzi. Allora, il Gold Caramel che vi sto facendo vedere adesso, che è questo, che è stupendo. Questo qua, sempre io ho fatto una sola passata, loro consigliano di farne due e comunque dopo diventa tutta la superficie dura e dal finish zuccheroso. Comunque anche già con una si vede il finish. Questo qua costa 6,50 euro ed è lui. Questo è davvero veramente bello. E l'altro che ho preso è il Candy Jupiter. Se riesco a mettervi a fuoco così vi faccio vedere a modo la scritta, se no passiamo oltre. È questo qua. Adesso facciamo una cosa così, scusate il dito che non è proprio. Ok, questo è l'altro sugar che ho preso ed è sul verde con insomma tutti questi lustrini qua che danno l'effetto zuccheroso e sono davvero davvero belli questi. L'unica magagna di questi sugar, ah scusate, questo costa 5,90, questo costa meno del Gold Caramel. L'unica magagna è quando bisogna andarli a togliere perché si fa fatica. Cioè, io inizialmente usavo il batuffolo di cotone, lo mettevo intorno al dito con un po' di stagnola e lo tenevo lì tipo 5-10 minuti e così venivano via. Il problema è che non sempre, anzi quasi mai, ho il tempo di stare lì a tenere su sta roba. Quindi, dopo che ho visto un video della Chicca sul barattolino di Sephora, quello per togliere i glitter, adesso qua non ce l'ho, non l'ho preso con me. Comunque è un barattolino leva smalto che all'interno ha una spugnetta un po' zigrinata, insomma, che voi girando riuscite comunque a togliere meglio l'effetto sugar o anche quelli della Kiko, tipo i cupcake.
e con quello mi sto trovando bene, non secca l'unghia, anche perché poi lo uso raramente, cioè quando mi metto questi smalti, quindi con quello lì riesco a toglierlo tranquillamente. Quindi questi smalti li potete acquistare anche sul sito se non avete comunque un mini shop vicino e fino al 31 di agosto direi che sopra i 20 euro la spedizione è gratuita. Io vi consiglio anche di vedere il sito perché ha diversi accessori, diversi smalti curativi, ha gli smalti semipermanenti, hanno diverse cose veramente. Mi ha davvero appassionato questo. Quando ero entrata nello shop, mi sono rimasta veramente incantata perché hanno davvero tante cose anche per la nail art, hanno le rotelline con gli Swarovski, hanno un'infinità di cose. Quindi io ve li consiglio e niente, spero di avervi tenuto compagnia. Di che il video, insomma, abbia una qualità decente e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!